caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Vedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Più che una motivazione, oggi una verità assoluta, espressa poeticamente, in modo che ci permetta di fissarsi in noi con intensità, oltre che con verità. È una frase che ci proviene dal grande scrittore francese Victor Hugo, dal suo capolavoro immenso Les Misérables, i miserabili, e questa frase dice così: c'è uno spettacolo più grande del mare, questo è il cielo, ma c'è uno spettacolo più grande del cielo, questo è l'interno dell'anima. Vastità immense, avete sentito, la vastità del mare, superata da un'altra vastità, la vastità del cielo, ancora più vasto, e una vastità ancora più vasta di quella del cielo, che è tutta dentro di noi. È bellissima questa immagine, perché procede per paradosso, per contrasto, una sorta di sinestesia, anche se non è una vera e propria sinestesia, ma procede proprio con questa immagine inaspettata che quasi rovescia quello che la precede, perché noi penseremmo all'anima come a qualcosa di profondo, istintivamente, di oscuro, l'ombra di Jung, penseremmo all'anima come a qualcosa che sta racchiuso dentro qualcos'altro, dentro il corpo, come qualcosa certamente di potente, ma che si colloca, che è situata in un territorio buio, invisibile, che tutto rimanderebbe eccetto che ha una vastità così materica, anche così naturale, così solare come la vastità del mare, lo spettacolo del mare e la vastità del cielo, lo spettacolo del cielo. È un modo geniale di rovesciare non soltanto dal punto di vista poetico le nostre credenze, le nostre attitudini più istintive, più spontanee, ma è anche un modo esatto per mostrarci quanto l'anima in realtà sia un territorio che non chiude ma apre, che non è qualcosa di altro rispetto allo sguardo che possiamo avere sulla realtà. È certo un'altra realtà o un'altra dimensione che si apre da questa realtà come una porta che apre su un altro mondo, ma quel mondo è ancora più vasto, ancora più spettacolare del mare e del cielo, e soprattutto è veramente un'altra realtà. Va esplorata quest'altra realtà come esploreremmo la vastità del mare, come esploreremmo la vastità della terra sotto il cielo. Non è un luogo oscuro, ma deve essere pensata in modo nuovo come un luogo aperto, pieno di meraviglia, pieno di possibilità, che apre nuove potenzialità per noi, non che racchiude invece segreti da non svelare. Questa per me è la parte più importante di questa meravigliosa frase di Victor Hugo, cioè il fatto che l'anima non va né dimenticata e né rimossa. Naturalmente per anima intendiamo qui la mente inconscia, il nostro inconscio o subconscio. Non ci sono oscurità paurose. In realtà la mente inconscia, la nostra anima, perché lì è la sede dell'anima, non ho alcun dubbio in merito, non è qualcosa di terrificante, come ci ha tramandato l'immaginario. È l'opposto, è qualcosa che dovremmo non vedere l'ora di esplorare. È un territorio verso il quale dovremmo sentire una spinta urgente, vitale, rispetto alla sua scoperta, alla sua esplorazione.
Dobbiamo a ogni costo liberarci dall'idea che l'inconscio sia qualcosa di spaventoso, che sia qualcosa che non bisogna risvegliare, come un can che dorme, un mostro nascosto nel silenzio del suo sonno. Non è così, è il contrario. In quel territorio si trova la verità della nostra esistenza, la verità del nostro passato, e quindi quel territorio ci offre tutte le risorse per poterci liberare dalle nostre paure, per poterci liberare dai nostri limiti, per poterci liberare da tutti i blocchi che ci impediscono di spiccare il volo nel cielo della nostra realtà. Se conquistiamo il cielo del nostro inconscio, avremo conquistato anche il cielo della nostra realtà. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.